A meno che non do per scontato che il diritto internazionale sia una forma di resistenza, a meno che non do per scontato che il femminismo islamico sia una forma di resistenza, a meno che non do per scontato che una tracciabilità delle armi sia una forma di resistenza. Nel senso che in tutto questo vorrei capire, anche a fronte di un dibattito, in qualche modo che non solo qua, ma anche da altre parti si sta generando, se esistono delle modalità per anche accompagnare delle forme di resistenza. Mi è capitato in settimana di partecipare all'assemblea di preparazione del corteo del 6 luglio che si terrà a Monza in favore della Palestina e nel corso del dibattito mi ero appuntato un intervento che era posto in questi termini. Va bene, siamo contro il cessate il fuoco, siamo per fermare il genocidio, siamo per dar voce alla resistenza palestinese, ma poi accorgiamoci di una cosa, del fatto che in qualche modo anche qua in Italia, ma non solo qua in Italia, insomma nell'Occidente, abbiamo anche a che fare con un Islam politico che in qualche modo turba molto quelle forme di resistenza che in Palestina invece dovrebbero avere il sopravvento. Le turba perché fondamentalmente porta la resistenza dalla parte opposta della liberazione, opprime la donna, opprime anche le forme di organizzazioni sociali più basiche, come può essere la famiglia. Per cui, a termini di queste mie considerazioni, la domanda che mi viene da fare è se dal vostro punto di vista ci sono dei consigli o delle proposte, delle critiche che si possono fare alle forme di resistenza che in questo momento esistono, incontriamo in Palestina e che in qualche modo andiamo a supportare anche attraverso una forma di solidarietà internazionale, insomma. Che sono agli aiuti umanitari, che sono anche contributi, raccolti di fondi, viaggi, esperienze che facciamo in Palestina. In